Arrivano anche da Faenza le proteste contro il voto di fiducia alla legge elettorale voluto in questi giorni in Parlamento. Ieri, davanti Montecitorio, c'era anche il Movimento 5 Stelle Manfredo, guidato dai consiglieri comunali Massimo Bosi e Andrea Palli, arrivati nella capitale con un autobus pieno di persone partite dalla nostra città, da Forlì e da Rimini. Oggi, invece, gli esponenti manfredi di Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, hanno deciso di partecipare alla protesta organizzata a Ravenna, in Piazza del Popolo, dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna, il quale ha definito la nuova legge elettorale un colpo di mano, sottolineando come, se per la terza volta in poco più di 10 anni un governo si assume la responsabilità di imporre di nuovo con un voto di fiducia una legge elettorale con evidenti tratti di incostituzionalità, vuol dire che la democrazia in Italia non gode di buona salute. Nostro, diciamo, nuovo portavoce del nostro programma elettorale ha chiesto aiuto, tutte le nostre forze che abbiamo in Parlamento hanno chiesto aiuto, anche della cittadinanza, quindi in primo luogo tutti i portavoce a livello comunale, a livello regionale, gli attivisti, i non attivisti, per supportare questa battaglia, per combattere contro chi ci sta cercando di rubare la democrazia e la voce, diciamo, del popolo. Ecco, che clima si respirava nella piazza? Una piazza che non era solo Movimento 5 Stelle. Non era solo Movimento 5 Stelle, c'erano anche tante persone comuni che sono in accordo con questo tipo di legge elettorale, soprattutto con la fiducia del governo sulla legge elettorale, cosa che secondo noi e secondo penso chiunque ami la democrazia non deve mai succedere, perché una legge elettorale va condivisa nel più ampio spazio possibile. E il clima che si respirava fortunatamente era pacifico, di rabbia, ma pacifica. Tanta gente che ha ascoltato e ha espresso le proprie idee verso questa tematica. Ecco, ha un ottimo clima e soprattutto un'ottima forza per chi sta portando avanti questa battaglia in Parlamento. Questa battaglia appunto riunisce sia voi che la sinistra, soprattutto MDP, contro il Partito Democratico, Forza Italia. Pensi che potrebbe iniziare un dialogo a livello nazionale e a livello locale su questa base oppure no? Penso che assolutamente siamo lontani da questo dialogo, perché queste persone sono coloro che hanno votato tutto quello che questo governo ha fatto in questi anni. Quindi non ci sentiamo assolutamente. Loro giustamente protestano su una cosa adesso che non è giusta, non possiamo sicuramente non ricordare tutto quello che hanno fatto con questo governo. Quindi assolutamente lì c'era il Movimento 5 Stelle e i cittadini informati e che si volevano informare su quello che sta succedendo. Non ci sono altre, diciamo, altre soluzioni o altre previsioni. Chiunque abbia voglia di protestare, difendere questo tema, questa idea di popolo, questa idea di partecipazione, di esprimersi, c'è sempre bisogno di fare nuove aggregazioni o similari. Mentre invece a livello locale un dialogo potrebbe iniziare oppure no? Il dialogo a livello locale non può iniziare, perché già qualche volta su qualche tema abbiamo discusso, ma l'unica cosa che si è ottenuta è stata una timida astensione e per il resto continuano a votare con questa maggioranza che 99 volte su 10 noi non condividiamo quello che sta portando avanti per la città. Quindi a questo punto il dialogo mi sembra molto faticoso. Noi proponiamo idee, ascoltiamo idee degli altri, se ci riteniamo giuste le condividiamo, altrimenti no, appunto, non ci sono altri secondi fini. Federico Lega per Faenza Web TV.